Craig Venter, il biologo molto attento anche al mondo degli affari, dopo essere stato il primo al mondo a sequenziare il genoma umano e aver realizzato la prima cellula artificiale controllata da un genoma sintetico, ha raggiunto un altro dei suoi obiettivi, vale a dire ha costruito un genoma batterico minimo, cioè il DNA che ha solo i geni necessari per la vita, 473 per la precisione, ma per più di un terzo di questi geni la funzione rimane quasi sconosciuta. I dettagli dell'esperienza sono pubblicati su Science, di cui vi lascio il link in descrizione. Insomma, una specie di kit di sopravvivenza di tutti i viventi. Questo microorganismo sintetico si chiama SIN 3.0 e permetterà di studiare le funzioni di base della vita. Il risultato spalanca le porte alla ricerca sulle prime applicazioni della vita artificiale. Infatti, dal kit base, comune a tutti i viventi, in futuro si potranno ottenere microorganismi con particolari specializzazioni, come produrre biocarburanti o bonificare terreni e acque contaminate. Vi ricordo che Venter e il suo team, ne ho già parlato in un mio vecchio video, ha realizzato nel 2010 una cellula guidata da genoma sintetico. Si chiamava SIN 1.0. I ricercatori, in laboratorio, avevano sintetizzato il genoma del Mycoplasma mycoides e lo avevano introdotto all'interno del Mycoplasma capricolum, a cui era stato levato il proprio DNA. Ne era risultato un microorganismo sintetico capace di replicarsi e ciò fornì la prova che i genomi potessero essere progettati al computer, montati in laboratorio e quindi trapiantati in una cellula ricevente per produrre qualcosa di completamente nuovo. Venter e il suo team ha quindi riorganizzato i geni essenziali, allineando tra loro quelli che partecipavano a processi comuni. Insomma, SIN 3.0 rappresenta il modo per capire come funziona la vita nelle sue forme più essenziali e per capire come disegnare genomi. Per completezza di informazione va detto che tra SIN 1.0 e SIN 3.0 si trova anche SIN 2.0, che, come ricorda l'articolo di Science, è stato un organismo sintetico intermedio. La notizia dai media è stata presentata in maniera sensazionalistica, forse anche con molte esagerazioni e un eccessivo ottimismo. Va comunque detto che molti scienziati sono critici sugli studi di Venter, che tra l'altro pone molti dubbi anche in campo bioetico. Vi lascio in descrizione dei link dove potrete leggere queste posizioni critiche. Comunque non ci sono limiti nell'immaginare le applicazioni future degli studi su SIN 3.0, per esempio possono essere capite quali sono le funzioni essenziali delle prime cellule viventi e quale sia l'ordine in cui i geni lavorano meglio. Oppure SIN 3.0 può essere considerato uno chassis vivente su cui aggiungere altri geni per ottenere funzioni utili come degradare il petrolio quando avvengono incidenti oppure sintetizzare nuovi farmaci. Quindi virtualmente non c'è alcun limite se non tecnologico per gli ingegneri genetici del futuro, per lo sviluppo di cellule sintetizzate, organizzate gene per gene, per qualsiasi scopo. E probabilmente questo preoccuperà qualcuno, come un po' anche il sottoscritto. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.